Oggi si festeggiano i 10 anni della sua rivista. Dopo questo convegno, cosa le è rimasto? Quali sensazioni? Beh, devo dire principalmente l'emozione. Questo è stato lo stato d'animo più immediato che ho avuto, sia per la presenza di tantissime persone di tutte le qualità culturali. Quindi questo è un segno che la rivista è multiculturale e colpisce un po' tutti. Quindi questo è un segno di una vitalità che dobbiamo ancora incrementare e nello stesso tempo rendere fruibile a tutto il target culturale e anche turistico che la rivista può raggiungere. Adesso noi ci proponiamo essenzialmente di modificare gli aspetti strumentali dell'informazione, perché non possiamo non nascondere il ruolo e il peso che può avere il sistema informatico, quindi la comunicazione nell'innovazione. Questa è una necessità, però non vogliamo perdere l'idea principale, originaria, che è quella del contenuto e della qualità cartacea della rivista, perché tenere fra le mani una rivista, un giornale, una qualche cosa, dà un'emozione che sicuramente un computer o un iPad non può dare. Quindi questo per noi però rappresenta anche una sfida di un nuovo traguardo. Il nuovo traguardo è promuovere questo strumento in tutto il mondo, perché la Sicilia è universale e quindi va conosciuta, così come ha fatto l'UNESCO per alcuni beni della Sicilia, come patrimonio dell'umanità. E quindi l'umanità è tutta, non è soltanto di coloro che vivono in quella regione. L'umanità è un concetto quasi divino nella sua essenzialità e quindi significa che noi abbiamo il dovere come siciliani, possessori di questo grande bacino culturale, di esportarlo, di farlo conoscere a chiunque per poi far nascere la curiosità di venire da noi. Cosa ha significato per lei questo lungo percorso? Ma per me ha significato tanto, innanzitutto sacrificio, innanzitutto esperienza che ho integrato rispetto a quella che già avevo, ma la cosa più importante è quella di avere conosciuto tanta gente e tante persone innamorate di questa terra che, ripeto ancora, è unica. Le doti principali di questa rivista? Ma le doti principali di questa rivista sono delle caratteristiche tecniche e grafiche, in quanto noi utilizziamo in modo prevalente le immagini che sono ad altissima risoluzione, quindi danno il bello, il meglio che una fotografia può dare, e poi nello stesso tempo lo scrivere è rappresentato da idee non conosciute, sempre relativo a quelle fotografie, ma nello stesso tempo ti fa scoprire, ecco il concetto di Isola del Tesoro, ti fa scoprire ciò che già conoscevi ma non percepivi. Prossimo traguardo di Agostino Porretto? Ma il prossimo traguardo di Agostino Porretto è sempre lo stesso, servire la Sicilia. Assessore, un prodotto culturale che esporta la nostra Sicilia nel mondo? Certo, stiamo provando a sdoganare i beni culturali, termine forse un po' eccessivo, e mettere nelle condizioni di poter essere fruiti da tutto il mondo e quindi da tutti i turisti che speriamo in numero crescente possano venire nel nostro territorio e visitarli e viverli nel modo più pieno e completo. In atto sono soltanto parzialmente valorizzate, noi proviamo a mettere a sistema un po' tutte le risorse collegando i beni culturali con la programmazione turistica regionale. Può essere quindi da monito per l'editoria?
Beh, certo, evidentemente, anche per l'editoria, perché è anche un veicolo attraverso cui si comunica esattamente il patrimonio e quindi attraverso cui anche dall'esterno si viene a conoscenza di quello che ciò c'è. Magnifico Rettore, oggi festeggiamo il decennale della rivista Sicilia e l'Isola del Tesoro, in questo momento difficile della nostra terra. Questa invece è una mosca bianca, un bel servizio editoriale. Ho cercato nel mio intervento di dire che è venuto il momento di trasformare i tesori di Sicilia in un effettivo e grande tesoro. Cioè è venuto il momento di creare finalmente una sinergia tra soggetti pubblici e privati, tra istituzioni, capaci di produrre una programmazione vera e trasformare la spesa improduttiva o assistita in una spesa produttiva e capace di rilanciare i temi dell'innovazione e dello sviluppo. In questo il sistema universitario è certamente uno dei protagonisti di un possibile cambio di direzione nel senso dello sviluppo, se è vero come è vero che oggi noi registriamo, soprattutto a carico delle giovani generazioni, una fuga dalla Sicilia per la mancanza di occasioni vere di lavoro, quando invece quei tesori dei quali parliamo potrebbero costituire il vero tesoro sul quale in qualche modo i nostri giovani potrebbero finalmente costruire un futuro migliore e più sicuro. L'Università di Palermo e l'editoria, come possono entrare in sinergia? L'Università di Palermo non solo ha con l'editoria un naturale rapporto legato alla sua funzione istituzionale, ma vorrei dire anche che abbiamo cercato di fare editoria, abbiamo cercato di sostenere l'editoria, sia con iniziative, ricordo per esempio una marina di libri svoltasi proprio qui all'Osteri, ma vorrei dire anche attraverso accordi con editori a livello internazionale e locale per diffondere, produrre e in qualche modo fare conoscere la produzione propria dei nostri dipartimenti e dei nostri studiosi. Festeggiamo oggi il decennale della rivista Sicilia e l'Isola del Tesoro, un grande prodotto editoriale. Una rivista importante perché il dottore Porretto vuole presentare una Sicilia più adeguata alla sua storia, no? Una storia fantastica, che questa io la considero la terra più bella del mondo, quindi possibilmente c'è qualcuno che magari la descrive sempre con episodi negativi, con gente che magari ci ha denigrato nel mondo. E quindi la funzione di questa rivista penso che sia utile per dare un'immagine più reale di questa terra stupenda. Per noi è un prodotto importantissimo, prima di tutto perché è la storia della Sicilia e quindi vedere che dopo 10 anni c'è una rivista editoriale che racconta la nostra storia è forse il miglior spot della Sicilia che abbiamo, ma soprattutto racconta l'identità di quest'isola che è un fatto che, che rappresenta il valore aggiunto del nostro turismo. È una impresa straordinaria, intanto dura da 10 anni, voi sapete che in Sicilia anche le grandi imprese durano 2 mesi, poi spariscono nel nulla e lasciano tutti così esterrefatti dalla banalità, dalla insipienza. Durare 10 anni per una rivista non sovvenzionata nel momento della stampa è di una difficoltà che è letteralmente inaudita, in particolare poi quando la rivista si interessa di arte. Questa rivista ha come compito preciso di scoprire e riscoprire assieme a noi i tesori di questa terra e può durare millenni perché i tesori sono infiniti. Questo è, credo, la cosa importante da capire. Questa è una terra vocata per la cultura.
siamo in mano a una serie di sprovveduti che non hanno capito questo, parlo di istituzioni varie eccetera eccetera, burocrazie più o meno sacramentate, non hanno capito e viviamo quindi nella penuria, ma la resurrezione è dietro le spalle. Sta per arrivare. Un risultato eccezionale, 10 anni di una rivista importante che lascia tutti i giorni un contributo importante per questa nostra terra. Ed oggi non potevamo mancare, da presidente dell'aeroporto Falcone Borsellino, non potevo che essere qui per confermare da un lato apprezzamento per questa importante rivista e dall'altro l'esigenza di stare tutti insieme per promuovere quello che questa terra promuove e che offre quotidianamente, al tempo stesso per impegnarci tutti insieme per avere una Sicilia diversa e migliore. È un grande prodotto editoriale e soprattutto un grande prodotto nostro. Io conosco questa rivista sin dal suo nascere, era stata una scommessa, ma essendo passati 10 anni sicuramente una scommessa ben riuscita. È una bellissima rivista intanto che valorizza l'intera Sicilia, quindi è un'iniziativa importante e io sono qua appunto per augurare un proficuo lavoro e soprattutto di poter far sì che la rivista possa ancora di più occuparsi dei nostri territori e delle nostre eccellenze. Ed è credo una festa ben meritata, perché in questi 10 anni effettivamente questa associazione si è mossa e si è mossa abbastanza bene, perché sta tirando fuori il meglio della Sicilia e noi ci auguriamo che continui su questa strada. Effettivamente sta valorizzando tante, non soltanto quello che è il turismo, ma tirando fuori una sequela di problematiche che oggi sono molto più importanti, perché non soltanto si parla di cultura, si parla di tesori d'arte, si parla di tanti tesori, e questi tipi di tesori sono intanto valorizzabili in quanto coinvolgono tutti noi siciliani che ci teniamo ovviamente alla nostra terra, che possono raggiungere effettivamente gli effetti che si stanno piano piano verificando. Qual è il messaggio quindi che si può mandare alla nostra terra? È semplicissimo, i siciliani devono essere assolutamente consapevoli di appartenere a una delle somme culture della storia dell'umanità. Io mi ricordo sempre che la nostra cultura, che è frutto di varie etnie coese tra di loro e con una impronta molto personale, questa grande cultura ha fatto sì che in Sicilia non è mai scattato il razzismo e siamo l'unica regione al mondo. Perché? Perché queste varie maestranze si riconoscono immediatamente. Cioè se noi andiamo alla Cappella Palatina, che cosa vediamo? Un impianto ecclesiale, un cero nordico e un tetto coranico, manco islamico, proprio sembra un trattato del Corano, non so se è chiaro. Quindi che cosa succede? Che il cattolico entra e si trova a casa sua, ma anche l'uomo dell'Islam entra e si sente a casa sua. Ed ecco perché noi abbiamo la più grande enclave di immigrati forse del mondo, tra Mazara, Marsala e così via. Bene, ditemi quando mai è successo qualcosa di razzialmente volgare? Il prodotto editoriale, soprattutto quando di qualità, come in questo caso, diciamo, aiuta la riflessione e promuove idee. È una funzione importante, ma che non può restare disancorata da una programmazione generale che ha responsabilità e intestazioni chiare alla politica. Una sola parola, quindi, questa rivista, come la definirebbe lei? Necessaria e soprattutto spero eterna. Agostino Porretto è un carissimo amico, per cui mi viene anche facile parlarne bene. Sicuramente è stata una bella iniziativa che tra l'altro in attività mie passate sono uscita anche a portare all'estero, e devo dire che dà veramente un'immagine della nostra terra come tutti dovrebbero conoscere. Ci ha mostrato al mondo in modo appunto bello, in tutta la potenza dei beni culturali che rappresenta, che sono stati raccontati, una bellissima versione
copertina grafica, belle firme, autori importanti che hanno raccontato in modo semplice la nostra storia. È un progetto editoriale molto riuscito, bisogna dire. È abbastanza riuscito, però dicevo bisogna anche tener conto di cosa vogliono quelli che la comprano o quelli che la ricevono, perché naturalmente non possiamo battere sempre sul solito tasto che a lungo andare magari diventa un pochettino stantio. Bisogna allargare gli orizzonti e proporre cose diciamo anche inedite. Quali sono stati i segreti per far crescere questa rivista? La qualità e far vedere il bello che noi abbiamo, che tanti l'hanno dimenticato, sarà un fattore dovuto alla velocità della vita, che oggi la gente più che altro è disattenta. E questo mette in evidenza, in vetrina, invece quello che è il nostro grande patrimonio e la bellezza pure nell'insieme di quello che è la rivista, attenta nei minimi particolari. Ma innanzitutto proprio l'aspetto di questa rivista, che devo dire è veramente gradevole, ma soprattutto di buon livello. E poi i contenuti che catturano sicuramente l'attenzione di chi, sfogliandola, attirato dalle fotografie, poi viene mosso dalla curiosità di leggerne i contenuti fino in fondo. Io trovo bellissime le foto, quindi poi l'impaginazione, insomma, e chiaramente i contenuti, cioè, ci sono delle scelte che sono secondo me importanti nella la ricerca di particolari della nostra terra, che ne fanno sì che sia una rivista appunto speciale e particolare. Il successo di questa rivista è stato proprio quello di fare scoprire quello che noi, insomma, visivamente, perché ho visto che la rivista tra le altre cose ha delle belle immagini che servono a valorizzare quello che è il territorio, non soltanto immagini che riguardano l'archeologia o palazzi, ma anche quella che è la natura, perché noi abbiamo una natura che è molto ma molto splendida, con colori variegati, cangianti, che forse noi non vediamo ma che i turisti vedono. E questa è una risorsa veramente molto forte, una risorsa da valorizzare e non da degradare, come noi stiamo assistendo per ora, che i turisti fotografano più l'immondizia che non i tesori d'arte. Questo da siciliani ci fa molto male. Il segreto della rivista è raccontare una storia non comune, cioè raccontare storie di nicchia e non le solite storie, per cui ha rappresentato una Sicilia diversa, una Sicilia nascosta. Effettivamente ha aperto uno scrigno pieno di tesori. Un augurio che vuole fare quindi a questa rivista per i prossimi 10 anni, si spera? L'augurio è che continui la sua vita, che magari celebri, vada verso il 20° anniversario. Prospettando, parlando, cercando di invogliare la gente a che questa terra venga messa nella giusta dimensione, di terra favolosa, di terra piena di cultura, di arte e di natura. E quindi, insomma, lunga vita a questa rivista e al dottore Porretto che la dirige. La rivista mi ha aiutato moltissimo a fare la valorizzazione dei beni culturali di cui io sono responsabile, e spero che in futuro vorrete accogliere tanti altri articoli che serviranno a dare una bella immagine della nostra isola e dei nostri beni culturali. Un grosso in bocca al lupo al direttore Porretto, insomma a tutti gli amici che realmente si impegnano a portare avanti questa bellissima iniziativa editoriale. Che dire, io ringrazio il dottore Porretto che mi ha invitato, saluto tutti i presenti. Non so cosa posso dire, che non è, l'avete detto che la Sicilia ha un sacco di cose bellissime da visitare, l'avete detto? Non lo dico io. Avete detto che con tutto quello che abbiamo possiamo vivere solo di turismo, l'avete detto? Avete detto che poi eventualmente, visto che diciamo, possiamo vivere solo di turismo, poi da novembre a marzo dovremmo stare con una gamba di qua e una di là? Avete già detto? Se avete detto tutto, io che vi devo dire? No, io non ho niente da dire, hanno le idee chiarissime, ho sentito, sono arrivati in ritardo, ho sentito l'assessore di questo mese, tra l'altro. È l'assessore di questo mese, di novembre, perché ormai progetta in figlia Zamparini.
Noi ci auguriamo, ma vai tu primo, perché ancora il primo non l'abbiamo visto, diciamo, scherzando, però è la verità, quindi è uno scherzo, sinceramente.